Il We Pesaro con chiave di violino utilizzato dal 2017 per Pesaro, città della musica UNESCO, ora si declina in una P analoga ma con gli effetti cromatici del nostro mare e delle nostre colline. E questo è il logo, o per meglio dire il city brand, di Pesaro 2024 che da oggi diventa l'elemento identitario di promozione e marketing per il triennio che ci accompagna al 2024 di Pesaro Capitale della Cultura. Un brand che fonde la preesistente P rossa col logo della recente candidatura. Un simbolo, un elemento di identità che il comune punta a moltiplicare sulla città e sulla provincia. Oggi sindaco e vice sindaco Matteo Ricci e Daniele Vimini lo hanno svelato a Palazzo Mazzolari Mosca alla presenza di Jessica Sinigaglia, creatrice del logo. Insomma, dalla vittoria si passa alla programmazione, dalla programmazione si passa alla comunicazione, che parte tra l'altro con una tempistica non casuale, da domani a Procida, Capitale della Cultura 2022. Siamo partiti da quello che era il logo ufficiale di candidatura per una fusione con quello che è il city brand che ormai dal 2015 Pesaro ha consolidato, e quindi l'immagine che vediamo è una sintesi credo perfetta per potersi permettere di portare in giro per l'Italia e per il mondo l'immagine di Pesaro, capitale italiana della cultura, ma dentro una comunicazione omogenea con quello che è la storia del nostro city brand. Altrettanto avviene appunto in questi giorni, domani sarà la prima uscita ufficiale perché inizia l'anno di Procida capitale italiana 2022, ci sarà il sindaco Ricci a rappresentare in questa cerimonia assieme al presidente Mattarella, anche la città di Pesaro nominata per il 24, e questo avverrà ovviamente in tante altre cerimonie, compreso la BIT di Milano, la Borsa del Turismo, importantissima, dove ci sarà domenica pomeriggio un panel per presentare appunto la capitale 2024. E dove appunto si inizierà a fare conoscere il logo, che poi avrà una sua vita attraverso la registrazione naturalmente come marchio registrato, ma anche una policy che ovviamente lo renderà fruibile per i nostri partner, diventerà un elemento anche di ricerca sponsor, che è uno degli obiettivi ovviamente che abbiamo da qui al 2024, ma soprattutto, come è accaduto con il marchio UNESCO sposato e adottato dai cittadini, dai negozianti, commercianti, eccetera, diventerà anche un luogo identitario per i nostri concittadini, per fare in modo che da qui al 24 tante più persone, lo speriamo tutte, si sentiranno coinvolte in questa sfida nel rappresentare la città anche proprio da cittadini ospitanti, diciamo.